non abbiamo sfruttato i nostri chance. Siamo entrati due volte in più sulla battuta di oggi, poi alla fine set al pareggio è scolato tanto sulla buona faccia del giocatore di difesa. Un'altra occasione al muro non sfruttata, la palla sarebbe passata per il volo delle altre occasioni, la palla spostata per quanto nel posto 4 e nel posto 2 dove non si riesce a tirare. Due sconfitte in campionato, con si trovava qui a Trento contro due squadre forti, due dite, e cosa significa? Significa che dobbiamo lavorare, quindi dobbiamo migliorare, sempre così. Dobbiamo essere più precisi su tante cose e dal domani ci mettiamo con la strada. Rispetto alle partite precedenti, Modena è stata forse un po' meno lucida, no? Abbiamo visto la Modena che sbagliava molto poco nelle ultime partite, stasera invece non ha sfruttato le occasioni, ha fatto anche qualche errore, quando c'era da chiedere. Errore, costi di precisione, soprattutto sempre sbagliando con il suo risparmio, ma ancora questo devo realizzare bene la partita, abbiamo un'altra volta per dire, è sicuro, quando la partita è così nervosa, con tanta pressione, le due parti è normale che si trovi una presa di questa emozione di questa posizione e cerchiamo di correggere questa situazione. Quel punto sull'8-7 contestato in questo tie break? L'arbitro ha detto che il regolamento in Italia è diverso rispetto a questo di FIVB. Ma non le hanno concesso il video check? No, il regolamento in federazione internazionale prevede che se tu interrompi l'azione a metà puoi chiedere il video check. Questo è che ha fatto burnout per chiedere il video check. E lui ha detto che in Italia non è così. Comunque il suo atteggiamento non è accettabile. Non perché non ha dato il video check, per le parole spese. Ritornare a Trento com'è? Sempre una bella emozione per lei. No, una brutta emozione.